Allora, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a questo incontro che Transform Italia ha organizzato e che io ho il compito di introdurre. Il titolo dell'incontro è Draghi, l'Europa, la Grecia, l'Italia. E vi proporrei una, come dire, un'immagine, un gioco di immagini per cominciare. Quando Mario Draghi ha ricevuto l'incarico, moltissimi suoi oppositori, ne sono certo, hanno immaginato, gli si è presentata nella mente, quell'iconografia anche un po' abusata del cavaliere che infilza il drago di San Giorgio. E in realtà la cosa strana è che nel giro di pochissime ore questa immagine iconografica è stata sostituita da un'altra. Ci siamo trovati di fronte a San Paolo che sulla via di Damasco viene illuminato dalla luce divina, cade da cavallo e si converte. Ora, questa immagine miracolistica, ma anche un po' inquietante, forse andrebbe accompagnata da una terza iconografia, da una terza immagine, che è quella degli occhiali scuri, degli occhiali neri dei Blues Brothers, che sono capaci di tenerli a distanza dalla realtà immediata delle cose, evitano l'abbagliamento del presente e consentono uno sguardo, come dire, lucido. E speriamo incisivo sulla realtà. Dunque, Transform Italia vorrebbe mettere, come dire, sistemare questi occhiali scuri anche con l'incontro di oggi, che vede due ospiti che ringrazio immediatamente. Lesteris Stucco Georgos, scusatemi, che è un economista di e Andrea Ventura, che conoscete bene perché spesso è presente ai nostri incontri, che è anche un economista, collaboratore di Left. Per la redazione di Transform ci siamo io, che sono Giancarlo Scotoni, Franco Ferrari e Roberto Musacchio. Prego i convenuti di, come dire, stare nei tempi che ci siamo prefissati per evitare che questa conversazione diventi troppo lunga e pesante, e passo la parola a Roberto Musacchio. Prego. Grazie, grazie a chi ci ascolta, grazie Lefteris, grazie Andrea. Ci siamo divisi un po' il compito. Io faccio la prima domanda ad Andrea e Lefteris, diciamo così, sul percorso che ci porta fino al nuovo Draghi che abbiamo adesso come presidente incaricato. Insomma, un percorso lungo dal 92 ad oggi, per analizzarlo, per capire insomma se c'è una connessione, un filo che possiamo ritrovare. Naturalmente europeo, perché questo ci interessa moltissimo e perché siamo convinti tutti che le politiche di questo trentennio siano state europee. Insomma, noi ce l'abbiamo avuto Draghi per primi in Italia ed è uno degli uomini delle privatizzazioni, delle grandi privatizzazioni del 92. Non era da solo, anche gli altri, da Prodi a Ciampi, hanno fatto questa questione delle privatizzazioni come centrale. Poi l'abbiamo ritrovato in varie figure, dalla Goldman Sachs alla BCE. C'è una riflessione in corso, anche se ci sono due fasi nella sua BCE, cioè una fase in cui avrebbe fatto più l'austero e una fase in cui avrebbe fatto quello che dà più soldi. Ora ce lo troviamo nuovamente come protagonista in Italia, in un momento particolare in cui ha teorizzato nella relazione al G30, nota della finanza mondiale, quest'idea della distruzione creatrice, cioè della crisi delle imprese che si lega con la crisi dei crediti deteriorati e quindi con la possibilità di agire come presidente del Consiglio. Tra l'altro, una fase in cui tra poco ci dimenticheremo, no, non ci sarà più la Merkel presidente del Consiglio. Ecco, io ho l'idea di una, diciamo così, di un Draghi molto politico in realtà, questo vi propongo.
cioè che ha usato i mezzi della tecnica per accompagnare questo processo di cambiamento della nostra realtà attraverso l'edificazione europea. Non a caso uno dei suoi discorsi più politici è quello in cui dice che il modello sociale europeo è incompatibile con il futuro. Ecco, quindi questa è la prima cosa che vi propongo un po'. Possiamo trovare un percorso che ci aiuta a comprendere che cosa succederà dopo in questo trentennio. Lo credo prima ad Andrea e poi a Lefteris. Salve, grazie a tutti dell'invito. Dunque, io, diciamo, le cose da dire sarebbero tantissime perché la fase è molto complicata e molto anche densa di cambiamenti, diciamo, di possibilità di evoluzione in una direzione che non è, almeno a me, non è affatto chiara. E per quello che riguarda Draghi, giustamente Roberto ha appena ricordato il periodo delle privatizzazioni, però ricordiamo anche, come dire, che in tutti i principali passaggi la figura di Draghi, che adesso viene presentato come il salvatore della patria, prima appunto Giancarlo ha fatto dei paragoni molto calzanti, diciamo, ecco, in tutti i suoi passaggi essenziali c'è una specie di ombra nella figura di Draghi. Innanzitutto nel periodo delle privatizzazioni, che tu hai ricordato, è vero che è stato l'artefice delle privatizzazioni, ma diciamo che le privatizzazioni sono state fatte in grandissima parte appoggiandosi a una società che è la Goldman Sachs, che è quella che poi ha assunto Mario Draghi immediatamente dopo il periodo che lui ha svolto le privatizzazioni. Di recente c'è stato un pronunciamento della Corte dei Conti che ha fatto degli appunti sul modo in cui Draghi ha gestito quel periodo, dicendo appunto che aveva favorito proprio la Goldman Sachs. Nel momento in cui Draghi entra in Goldman Sachs, si dà il caso che diventi vicepresidente di Goldman Sachs per l'Europa e contribuisca diciamo, a quella strana, come dire, a quella condizione in cui poi si è trovata la Grecia, con un debito pubblico nascosto, che era proprio legato al fatto che nel periodo in cui Draghi era vicepresidente, Goldman Sachs ha stipulato tutta una serie di contratti derivati che hanno agevolato la possibilità che la Grecia entrasse nella moneta unica, truccando sostanzialmente i conti del paese. Dopo questa bella prudezza, qui ricordiamoci che anche in questo caso Le Monde e il New York Times ricordano che quel periodo in cui Draghi è in Goldman Sachs costituisce un'ombra, un'altra, una seconda ombra nella carriera di Mario Draghi. Dopo questo periodo Mario Draghi va in Banca d'Italia. In Banca d'Italia che cosa succede? Una cosa di cui si parla pochissimo. Nel momento in cui Draghi è presidente, appunto, governatore della Banca d'Italia e Anna Maria Tarantola è capo della vigilanza della Banca d'Italia, c'è quella strana operazione che porta al fallimento del Monte dei Paschi di Siena. Come voi sapete, Monte dei Paschi ha acquistato Anton Veneta con una due diligence, diciamo, in una condizione molto particolare, che qualunque tipo di operazione, prima di comprare una banca, si va a vedere come sono messi i conti della banca stessa. In quel caso le condizioni che sono state poste sono che appunto che MPS avrebbe dovuto comprare Anton Veneta senza fare la due diligence. E infatti poi Anton Veneta si è trovata sul gruppone 6-7 miliardi di debiti nascosti della banca che l'hanno portata al fallimento. Draghi era presidente, appunto, governatore della Banca d'Italia, la Tarantola messa alla vigilanza della Banca d'Italia non ha fatto nessun tipo di appunto su questo tipo di operazione. E qui abbiamo una seconda ombra, diciamo, nella carriera di Mario Draghi, che è molto inquietante perché ha portato appunto al collasso di una delle principali banche italiane. Grazie a questo periodo in Banca d'Italia, diciamo, adesso è difficile da ricostruire in poche parole, ma dietro questa operazione di Anton Veneta c'è stato tutto un riassetto delle principali banche europee, molte delle quali poi sono anche andate in contraffallimento perché era data la crisi del 2008 e Draghi, appunto, che è stato il regista, diciamo, secondo alcuni, o comunque ha osservato tutte queste vicende, poi è diventato anche presidente del Financial Stability Forum, cioè il principale organo internazionale di controllo sulla finanza internazionale. E la parte di cui forse Lefteris ci racconterà in seguito, che ha avuto Draghi nel momento in cui era appunto governatore della Banca Centrale Europea, è stata una parte devastante nei confronti della Grecia.
Io, diciamo, a parte il fatto di aver chiuso la liquidità alle banche greche alla vigilia del referendum sull'adesione o no al memorandum of understanding che doveva firmare la Grecia, cioè Varoufakis, che nel suo libro racconta un episodio che forse i telespettatori, chi ci ascolta, per capire bene in che contesto si sono trovati i compagni greci in quel momento. Praticamente Mario Draghi doveva dare 1.900.000.000 alla Grecia, perché erano delle cifre che praticamente spettavano di diritto ai greci, perché ovviamente nelle operazioni di compravendita dei titoli, in quanto la banca centrale greca faceva parte del sistema europeo delle banche centrali, c'era stato un guadagno di 1.900.000.000. E questa cifra corrispondeva più o meno a una rata che il governo greco doveva versare al Fondo Monetario Internazionale per dei debiti che aveva contratto. E praticamente Draghi ci aveva davanti, Varoufakis ci aveva davanti a sé, da una parte Draghi e dall'altra la Lagarde. Doveva ricevere 1.900.000.000 da Draghi e versare lo stesso 1.900.000.000 alla Lagarde. E lui insisteva per averli, perché dicendo: voi mi date questo miliardo, io saldo il debito nei confronti della Lagarde. Draghi non glieli diede. A un certo punto li chiamò tutti e due e disse: ma perché non ve la vedete fra voi? Dice: no, perché il debito che abbiamo è nei tuoi confronti e non nei confronti della banca centrale. E quindi questo è un altro episodio che racconta bene il ruolo politico, diciamo politico, svolto dalla Banca Centrale Europea, da Mario Draghi, in tutti questi passaggi, che non è un ruolo tecnico appunto, ma è un ruolo di, come dico, di governance degli assetti europei ai massimi livelli. Quindi Draghi è una figura centrale, in questi 10 anni, dalle privatizzazioni agli assetti della finanza internazionale, al ruolo che ha svolto la Banca Centrale Europea nei confronti della Grecia, e a tutto quello che è successo in questo periodo dell'austerity. Ora, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che siamo in un momento in cui però, io dico il però, gli stessi, diciamo, che hanno in mano, diciamo, le massime leve di potere, si stanno rendendo conto, forse, diciamo, forse, alcuni sintomi, alcuni dicono che si stanno rendendo conto che in questo modo non si può andare avanti, perché si va tutti quanti a sbattere, diciamo, la crisi incalza, c'è la crisi sanitaria, e quindi alcuni dicono che proprio all'interno dei circoli di potere si va cambiando questo, il paradigma. Va cambiando il paradigma nel senso di un superamento dell'austerità. Io questo non lo posso sapere, cioè, in tutta sincerità, fra quelli che dicono no, Draghi è il paladino dell'austerità, continuerà a imporci lacrime e sangue, a quelli che dicono Draghi rappresenterà, farà delle politiche diverse, è tornato alle sue origini keynesiane, agli insegnamenti di Federico Caffè, io non me la sento di dire come andrà in futuro, con quali saranno le evoluzioni. Vedo una situazione politica molto molto particolare. Voi pensate che adesso noi stiamo difendendo il governo Conte, ci siamo già dimenticati che Conte stava al governo con la Lega e ha fatto le peggiori leggi contro l'immigrazione. Adesso poi è passato, la stessa figura è passata a fare un governo di sinistra, che sembra che sia il massimo possibile dal punto di vista di sinistra in questa fase politica in Italia. Quindi non posso escludere che Draghi possa fare dei cambiamenti, diciamo, nelle politiche, possa essere qualcosa di diverso dal paladino dell'austerità che è stato fino a questo momento. Il problema, il punto grave, è che purtroppo mancano molti elementi per decifrare veramente quelli che sono il futuro, di avere degli elementi di futuro. La sensazione che ho io è che Draghi non farà, forse questo ne discuteremo più in là, forse ho già parlato troppo, ma Draghi... Secondo giro, sì. Ecco, va bene, ok, allora lascio la parola agli amici, grazie. Non avevi sporato, Andrea, comunque. Perfetto, sono contento così. Come argomenti, dicevo, secondo giro, perché ci siamo divisi così. Sì, esatto. Così, questa parte analitica su Draghi, di cui terrei conto anche questo sdoganamento della Lega con gli effetti che certo possa avere in Europa tutto questo, adesso la lascerei fare a Lefteris, ringraziandolo ancora di aver accettato l'invito. Grazie anch'io per l'invito. Condivido tutto quello che ha detto Andrea. Sarebbe lo stesso discorso che vorrei fare, avrei fatto pure io. Vorrei solo aggiungere una cosa su tutto quel percorso di Draghi. Secondo me Draghi è sempre un annunciatore, direi, dello trend del capitalismo. L'abbiamo visto il giovane keynesianista che poi è diventato più thatcheriano della Thatcher. Si è detto anche prima da Roberto e da Andrea, è proprio l'uomo delle privatizzazioni, è l'uomo del fiscal compact, è l'uomo
che per arrivare in quello che diceva Andrea molto in dettaglio prima, in quanto riguarda la situazione con la Grecia, il 15. Vi va di bene che il 20 di gennaio del 15 sono le elezioni greche. Il 25 di stesso mese Draghi prende il quantitative easing che lo aspettava 3 anni da Merkel e da Schäuble. Praticamente lì si è fatto il contratto di legare proprio nella trappola di liquidità la Grecia, e di lì e poi ha seguito tutta la storia come la voleva proprio Schäuble e Merkel. Nient'altro su questo. Vorrei dire che quello che diceva Andrea, prendo il filo di lì, chi sarà il nuovo Draghi? Ho detto prima che era sempre un annunciatore dello trend, ma qual è il trend in questo momento del capitalismo? Qui praticamente, vedendo anche la nuova situazione americana di Biden, prendendo atto da cosa è questo Next Generation EU Fund, allora si parla del green e del digitale, cioè stiamo parlando, abbiamo da una parte una forza politica che si chiama alt-right, con la sua politica, l'abbiamo visto non solo con Boris Johnson e con Trump, l'abbiamo visto in certi altri stati come Bolsonaro, eccetera. E il trumpismo, questo alt-right non finisce qui, da qui comincia. Trump forse è morto politicamente, ma il trumpismo è venuto a stare. E questa è una storia molto seria che la sinistra deve prendere in considerazione. Ma questa scelta economica e politica fra l'estrema destra e l'estremo neoliberismo che applica l'alt-right è un filo del nuovo capitalismo, del capitalismo del XXI secolo. L'altro filo è quello che abbiamo visto dal Green Banking Deal che ha fatto le Nazioni Unite, il Mark Carney e i suoi e le grandi banche sistemiche del mondo. Si farà con il Great Reset, quello che si dice il Green Capitalism, come lo mette il World Economic Forum, come lo mette la Kristalina Georgieva e tutti i mainstream di questo tipo del gioco. Queste saranno le due nuove proposte del capitalismo, direi. Allora, secondo me Draghi è uno di quelli che arriva come annunciatore del green capitalism in Europa. Sotto questo profilo vorrei dire che l'Italia sarà un esperimento diverso da quello che era l'esperimento greco, che era quello dell'austerity, del neoliberismo, del mercantilismo tedesco, ma una cosa diversa. Non si sa proprio, c'ha ragione Andrea, cosa metterà fuori, ma di sicuro ci sono certe linee che li vediamo. Dove andranno questi 208 miliardi? Cioè arriveranno il 2022, cioè significa che adesso si daranno tutte le linee. Dove andranno? Quali moltiplicatori si metteranno? Sarà quello che si metterà fuori la nuova Italia, praticamente. Se aggiungiamo su questi soldi più di 100 miliardi che saranno quelli che arriveranno da tutti i fondi europei nei prossimi anni, qui si tratta di 310, mi pare, qualcosa del genere di miliardi. Ma questa somma è la somma della trasformazione capitalistica italiana. Allora, andando verso una trasformazione del capitalismo mondiale, vediamo anche questa riflessione anche in Europa. Ha detto prima Roberto
che abbiamo un gran cambiamento nella politica europea, che sarebbe che Merkel va fuori dal gioco. Che significa questo? Chi è la personalità come nella CDU che può affrontare tutta questa situazione germanica, vorrei dire? Sarà Armin Laschet della CDU, sarà Markus Söder della Bavaria, che sono due cose diverse. E qui il populismo avrà nuovo incremento. Vediamo che questo Draghi che arriva parla del verde, parla della digitalizzazione in Italia e delle imprese. La trasformazione la vede in modo di quello che si dice capitale distruttivo e poi eccetera eccetera, sarà nuovo sviluppo eccetera. Ma non c'è un programma, non c'è un progetto macroeconomico, non si vede dove vanno i moltiplicatori nella società, cosa fanno con le disuguaglianze che l'Italia ha un gran percentuale, un gran handicap fra le classi sociali. Non è soltanto questo, cosa si fanno con l'occupazione, con la bassa produttività, con i bassi salari, perché questi sono i problemi da affrontare. E cosa andrà a dire questo Draghi, che sarà da Salvini fino non so io, quando andrà il 22 a dire, cosa dirà per il fiscal compact? Cosa dirà per il cambiamento dell'Europa? Sono domande che non sono facili manco lui a rispondere, manco la sua elite che c'è dietro. Secondo me, sotto questo profilo, vedo veramente l'Italia ridotta male politicamente mediante tutta la crisi politica di tutti questi anni, della crisi economica più profonda che mai esistito in questo paese, che è il mio bel paese. Sono un poco italiano, me la sento così, e vedo pure questo trentennio che diceva prima Roberto, che è una distruzione continua del tutto, del welfare state, della società, del tessuto sociale, ma tutto. Io stavo una volta in Lombardia, secondo me negli anni 80 il sistema igienico era migliore di adesso. Questo che significa? È la distruzione di quello trentennio che era sempre neoliberista. Sono venuti fuori i Financial Times a dire che era gran sbaglio di tutta questa politica di austerità in Italia. Fino i Financial Times hanno chiesto scusa. E i politici italiani, tutti questi che saranno dietro questo Draghi, sono tutti d'accordo, ma sono i responsabili con Primo Renzi. Mi fermo qua e continuiamo. Grazie Lefteris. Interrompo un attimo perché abbiamo dei saluti carissimi da Per Andrea, da Giovanni Russo Spena su Facebook. Lo ringraziamo. Prego, Franco, prego Franco. Sì, avete un po' anticipato, diciamo, la tematica, ma credo che ci siano ancora diverse questioni da affrontare, che era quella, diciamo, abbiamo visto tutta una serie di scelte che Draghi ha fatto da protagonista, ma evidentemente, come dire, non da solo, cioè ha rappresentato interessi più ampi e idee diverso, e si è mosso anche politicamente bene, pensiamo al suo rapporto alla BCE con la Germania, per far andare le cose in un'altra direzione. E questo è il passato. Ora in Italia il dibattito è che in parte secondo me coglie un elemento di verità, poi viene utilizzato un po' opportunisticamente per accodarsi a una scelta politica che invece è molto discutibile. E cioè quello che già si diceva, l'orientamento prevalente, ma il Fondo Monetario, l'OCDE, tutti quelli che si vuole, adesso dicono sarebbe un errore riattivare politiche di austerità adesso,
quando la situazione economica è ancora così precaria. Io penso che in questo ci sia una diversa valutazione rispetto al passato, ma perché nell'altra crisi le classi dominanti pensavano che il conto lo potessero far pagare solo i ceti popolari e loro, come dire, uscire indenni, anzi più forti. In questo quadro il rischio è che, come dire, il rimbalzo di un aggravamento della crisi non si possa fermare ai ceti popolari, ma ricada anche sul profitto e sulla rendita. Quindi, come dire, c'è una maggiore attenzione. Però io volevo segnalare e riprendere, chiedere a voi un paio di cose. Una è quella del ruolo dell'Europa nel contesto mondiale, perché c'è una discussione, a me sembra, in atto in Europa sul rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto con la Cina, e ci sono opinioni diverse. C'è chi ritiene, al di là che sia tornato Biden, che non è Trump, che ci sarà l'alleanza politica, ideologica, la democrazia, eccetera, eccetera, però che ormai l'Europa debba puntare su una sua autonomia più forte, qualcuno dice strategica, quindi anche economica, di competizione, la sovranità digitale. Ecco, mi pare che ci siano forti un po' tutti questi temi, ed è chiaro che anche la vicenda italiana si colloca lì dentro. E questo mi sembra un punto che va un po' capito, cosa potrà succedere e fino a che punto ci potrà essere questa autonomia. L'altra questione è questa: si è fatto riferimento alla questione della distruzione creativa, di quello che ha detto Draghi sulle imprese. Sicuramente siamo in un passaggio in cui c'è una ristrutturazione del capitalismo per far fronte alle questioni ambientali, per far fronte alle questioni tecnologiche e per far fronte anche al quadro mondiale. A me sembra di cogliere qualche sfumatura un po' diversa su questo. La Lagarde, in un'intervista di qualche giorno fa, in un inciso dice: ma non è colpa della BCE decidere quali sono le imprese buone o cattive. La BCE da soldi per far ripartire l'economia, poi ci sarà una selezione naturale. Ora, mi sembra che il discorso di Draghi, pur ovviamente dentro un'impostazione che resta liberista, preveda, come dire, un intervento più deciso degli stati, perché non si tratta semplicemente, come dire, di far funzionare il meccanismo automatico darwiniano, chi sopravvive sopravvive, ma potrebbe anche esserci l'idea che i governi devono attivamente individuare i settori che vanno, che procedono, che possono andare avanti, che offrono possibilità di lavoro o meno. Ecco, c'è questo, è possibile che ci sia anche questa diversa interpretazione del ruolo degli stati, diciamo più interventista da un lato, meno interventista dall'altro, in questo processo di trasformazione tecnologica del capitalismo? Grazie a voi. Scusate, siete ammutoliti? Non so se leggete sulla chat, un nostro ascoltatore, Luigi Pandolfi, scrive alcune cose. Io credo che forse col secondo giro bisognerebbe dare una risposta, perché è molto importante assicurare un feedback con coloro che ci stanno seguendo. Ve la devo leggere o la state leggendo voi? Ok, allora mi taccio. No, leggi. Leggo? Allora, Luigi Pandolfi scrive: se il debito buono è quello che assorbe i debiti privati, non solo non è svolta keynesiana, ma qualcosa di già visto. Semplificando al massimo, lo Stato si fa carico di proteggere le banche dal rischio di insolvenza delle imprese. Non c'entra con la spesa pubblica in deficit, che serve a compensare la caduta dei redditi privati. D'accordo con Lefteris sui rischi della svolta green, intesa come nuova frontiera della riproduzione capitalistica. Sviluppo verde senza equità, si veda il capitolo delle riforme di contesto. Ecco, se nel secondo giro volete prendere in considerazione questo discorso, adesso toccherebbe di nuovo a Roberto.
Andrea Ventura, io ho fatto la prima parte come domanda. Ah, va Ricordo solo benissimo. che Luigi Pandolfi è un economista, collaboratore del Manifesto, un nostro compagno carissimo. Vai, Andrea. Dunque, sono state dette moltissime cose. Dunque, anzitutto io penso che Draghi ovviamente è venuto in Italia e fa abbastanza impressione. Io penso che questa legislatura sia stata una legislatura all'insegna della distruzione del Movimento 5 Stelle. Questo è stato abbastanza chiaro, nel senso che all'inizio praticamente gli hanno fatto credere che avrebbero fatto il rapporto con il PD, poi Renzi è intervenuto all'ultimo momento e quindi loro hanno scelto di andare con la Lega. Poi hanno abbandonato la Lega e sono tornati col PD. Adesso si devono ingoiare Mario Draghi. Praticamente l'unico, diciamo, un gruppo, un partito che usciva un po' dagli schemi del sistema politico come era stato negli ultimi anni, aveva preso il 30% dei voti e c'ha il più grande gruppo parlamentare, quindi andava semplicemente distrutto. Quindi al di là se Draghi farà delle politiche di destra e politiche di sinistra, secondo me Draghi sta ristrutturando il campo della scena politica italiana. Cioè, a un certo punto sta dicendo che se si vuole fare politica, se si vuole esercitare il sistema politico, deve stare dentro certi paletti. I paletti sono quelli dell'europeismo, quelli dell'atlantismo e quelli del sistema capitalistico. Cioè, in sostanza, vuole, come dire, assicurare che l'Italia stia all'interno di quel quadro. E per quello che diceva prima Franco, per quello che riguarda la questione internazionale, chiaramente in questi anni, a un certo punto, io immagino che le politiche, che i grandi poteri, diciamo, dell'Europa e anche atlantici sono anche preoccupati dei rapporti che poteva avere da un lato la Lega con la Russia e dall'altro i 5 Stelle con la Cina. E quindi in sostanza queste due cose andavano completamente azzerate. Quindi nella Lega deve prevalere la linea di Giorgetti, il Movimento 5 Stelle deve essere ridotto ai minimi termini e quindi il sistema politico deve ritornare dentro i binari di un paese di un paese che non ha in realtà una vera e propria sovranità democratica. In sostanza potrà piacere o non piacere, ma dobbiamo restare all'interno di quel quadro. I fondi verranno gestiti in un modo che sarà keynesiano, più legato all'austerità, ma comunque verranno gestiti sulla base di quello che sono gli interessi della ristrutturazione capitalistica, come è stata in parte definita negli interventi anche precedenti. Da un lato un'economia più verde. Il verde poi, io sono tendenzialmente sono anche abbastanza vicino alle posizioni ecologiste, penso che la questione dell'effetto serra, la questione della biodiversità siano questioni veramente drammatiche, però rimane il fatto che l'ecologia può essere un'ecologia che porta al suo interno anche delle questioni di equità, oppure un'ecologia che dice che tu non puoi consumare perché sennò si altera l'ambiente, quindi in qualche modo un'ecologia di destra è perfettamente plausibile, un'ecologia che ha tra l'altro è anche interessante che molti fondi come BlackRock e altri stiano imponendo alle imprese a cui prestano i loro soldi di seguire delle politiche di controllo, di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Cioè il capitalismo si sta rendendo conto che la questione ambientale è una questione rilevante e quindi stanno prendendo le loro precauzioni per evitare poi che una distruzione dell'ambiente gli si ritorca contro. E questo va gestito, lo gestiranno loro. Non va gestito da un'opposizione sociale, non va gestito rimettendo in discussione il modello di sviluppo capitalistico, va gestito all'interno del sistema capitalistico, può piacere o può non piacere, però questo è il progetto politico di Draghi. E questo vale anche per il discorso a cui è stato accennato in precedenza, cioè ci sono dei ceti medi che probabilmente dovranno essere protetti, ma sempre fino a un certo punto, protetti dall'alto, perché ovviamente una situazione socialmente troppo instabile si ritorce contro gli equilibri complessivi del sistema. E quindi le politiche di Draghi, ecco, è stato detto prima, forse non le saprà bene neanche lui, ma vanno all'interno di queste coordinate fondamentali, che sono le coordinate di una ristrutturazione capitalistica, all'interno della quale però le forze di opposizione, le forze sociali, le forze che noi... della sinistra, le forze del movimento operaio non avranno voce in capitolo, in sostanza a mio avviso non avranno voce in capitolo, cioè saranno loro a gestire come meglio ritengono rispetto ai loro interessi questa transizione, che è una transizione molto radicale se pensiamo appunto all'avvento delle nuove tecnologie
appunto alle questioni ambientali, agli assetti geopolitici. È una transizione necessaria perché ovviamente le politiche di austerità, come sono state fatte negli ultimi anni, si porteranno a sbattere, quindi se ne stanno rendendo anche loro, ma loro vogliono sempre avere in mano il volante per gestire come pensano meglio in questa fase di ristrutturazione. E in questo senso va anche il discorso delle banche che è stato sollevato da Pandolfi in precedenza. Chiaramente il discorso di Draghi, debito buono, debito cattivo, ma il debito fatto dai derivati che ha portato ai buchi dei bilanci nelle banche zombie che stanno per l'Europa, dove lo mettiamo? Chiaramente sta nell'intervento che lui ha fatto sul Financial Times, diceva che i debiti delle banche, i debiti privati, devono diventare debiti pubblici. Quindi ci sarà un grande falò del debito. Ci vogliamo mettere anche i derivati della finanza strutturata, le tangenti che sono state prese, i paradisi fiscali, tutta questa roba qua, oppure vogliamo dire la parola fine a tutto questo? Quello che è debito buono, quello che hanno fatto gli amici di Draghi, cos'è debito buono o debito cattivo? Probabilmente è debito buono, perché lui continuerà a dover rendere conto alle persone che l'hanno messo e al sistema di potere a cui lui fa riferimento. Ovviamente in questa situazione la partita da giocare sarebbe quella di riuscire a creare un'opposizione sociale che riesca in qualche modo a interferire, ma al momento sembra molto difficile, diciamo, almeno nel nostro paese vedo non ho molta speranza che veramente ci siano delle forze che possono mettere i bastoni fra le ruote a questo progetto di ristrutturazione capitalistica. Dall'altro, far saltare il governo Draghi, c'è questo ricatto continuo dello spread e della finanza che gioca un ruolo quasi ad orologeria. Cioè, noi abbiamo avuto un governo, nel momento in cui abbiamo avuto il governo Lega 5 Stelle, lo spread è salito di 100 punti. Quando è caduto il governo Lega 5 Stelle, è venuto il governo PD, il governo giallo-rosso, lo spread è sceso di altri di 100 punti. Adesso che è arrivato Draghi è sceso ulteriormente. È come se ci fosse veramente un sistema finanziario, un sistema complessivo finanziario e politico che sta dicendo al paese: tu vai in questa direzione, paghi dei prezzi, vai in quest'altra, pagherai dei prezzi molto più alti. In questo contesto stiamo e in questo contesto ci dobbiamo muovere. Credo che tocchi a Lefteris continuare sì. Questo scambio prima di un ultimo giro che facciamo tutti quanti. Sì. Cioè, in quanto riguarda il debito buono, sono d'accordo con Luigi e pure con Andrea, non c'è nient'altro da dire. Io vorrei mettere che in questa fase, secondo me, tutto questo è una cosa da fare con la trasformazione del capitalismo. È la grande occasione del capitalismo di mettere la sua trasformazione mediante il Covid. La post-Covid società, lo dicono tutti, l'hanno detto da marzo, come lo diceva il direttore dell'Observer, sarà un altro mondo. Certo. Sapendo che tutta questa storia, che non si sa mai quando finisce, sarà una situazione biochimica dentro la persona umana che non si sa cosa comporterà. Da un altro punto di vista, abbiamo 12 anni di crisi continua del capitalismo odierno. Non si è mai successo così tanto. Cioè, anche il crack del 29 era la crisi, era come conseguenza di tutto quello che è successo in Versailles, eccetera, qui siamo 12 anni continui in crisi continua senza avere nessun sbocco. Il sistema non trova sbocco. Si è trovato in questa sindemia, che la chiamo come il direttore del Lancet, perché sindemia? Perché da un punto di vista di pandemia ci sono le malattie croniche e c'è poi la situazione delle classi sociali. Chi è quello che subisce di più da questa crisi del Covid? Ben chiaro. Allora, per questo la parola sindemia a me mi piace, perché proprio sta vedendo come la situazione.
E come risponde il capitalismo? Il capitalismo, fino adesso il capitalismo finanziario aveva sempre delle prospettive. Allora stava a giocare un quinquennio, 10 anni, 30 anni, 50 anni. L'ha fatto anche il capitalismo americano e cercano di farlo pure tutti i grandi think tank, tutte le grandi banche sistemiche, eccetera. Ma a questo momento ancora non possono vedere prospettive, cioè il loro gioco ha un problema in fondo. Quando arriverà questa crisi, dove finisce, non lo sanno. Questo è un gran problema, non solo da parte dell'offerta e la domanda e del supply chain, se il just in time, che si distrugge un sistema che hanno creato. Dall'altro lato, tutto questo è un'occasione, una chance per loro per mettere il capitalismo di sorveglianza, che giocherà un gran... ci sarà un nuovo nemico, che qui bisogna trovare, affrontare questi problemi. Cioè, loro quando dicono digitalizzazione, per esempio in Grecia è venuta la Paladin, ha fatto un contratto con il governo Mitsotakis. Ma qual è la Paladin? La Paladin è quel braccio del deep state americano che controlla tutta la digitalizzazione, avendo l'ex CEO di Google, persone proprio che condividono tutte le abitudini, tutto quello che fai, tutto quello che vedi, insomma, perché si trova dappertutto, mettono tutte le informazioni insieme e poi li vendono. Sono venuti qua a vendere al governo Mitsotakis elementi della nostra vita. Perché? Per controllare meglio, per sapere quali sono le nostre preferenze e domani ci danno una ricetta, un piatto digitale su come sarà la nostra vita a migliorare. Le cose sono molto serie, secondo me, questo attacco del capitalismo mettendo dentro la digitalizzazione della moneta, che sarà un altro momento di fondi, che non si sa da dove arrivano, dove vanno con le cryptocurrencies. Vedete poi che l'ipocrisia del neoliberismo europeo. Ci abbiamo Lussemburgo, ci abbiamo Francoforte, che ci sono lì i fondi degli offshore. Praticamente lì ci sono gli offshore. A Belgio, in Olanda, ma tutti lo sanno. E poi si dice bisogna tassare, facciamo tassazione progressiva. Facciamo follow up the money. Dove sono i soldi? I soldi sono negli offshore, mica sono nessun imprenditoriale, nessun CEO non ha soldi, perché i soldi se vuole comprare lo compra mediante tutte quelle compagnie che ce l'ha dappertutto, fanno così. Allora dentro su quello che diciamo noi economia reale non esiste per tassare, bisogna riconvertire tutto il nostro pensiero a riconoscere tutte le nuove tendenze e bisogna rispondere perché siamo lì. Vorrei rispondere anche a quello che ha detto Franco, qual è il ruolo dell'Europa in contesto mondiale? Secondo me l'Europa sotto questo asse franco-tedesco, che fra di loro non possono trovare manco una composizione, è quarta nel gioco mondiale fra le due superpotenze, che fra questa guerra fredda fra Stati Uniti e Cina, e dall'altra parte la Russia, che continua il suo ruolo nell'area come più grande forza periferica, direi. Allora, ma vediamo che per esempio, in quanto riguarda la quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta tecnologia del futuro che è venuta già oggi, dove si trova l'Europa? È dietro da tutti. Ma perché è dietro? Perché tutto l'R&D, tutta la ricerca e lo sviluppo l'hanno fatto solo per le multinazionali europee, tutti i fondi sono andati lì.
Dove sono gli investimenti pubblici su questo? Da nessuna parte. Allora perché si lamenta la Merkel? Perché vengono i cinesi e prendono parte strategiche della quarta rivoluzione industriale? Perché si lamentano? Perché prendono una parte dell'economia d'Italia? Vediamo un po' che non c'è manco una politica, perché c'è un capitalismo nazionale dentro, che antagonista fra diversi paesi, che non possono comunicare su certe cose per essere una forza dentro al contesto mondiale. E questo si vede dappertutto. Dove ci sono gli interessi francesi, non ci sono i tedeschi, c'è sempre un conflitto. Per la Francia di Macron, l'Europa dell'Est, bisogna andarsi fuori dalla CE. Perché la UE? Perché vuole una cosa più ristretta, più comune. D'altronde i tedeschi non lo possono fare mai questo, perché lì c'è il dominio del capitale tedesco. Il dominio del capitale tedesco comincia da Bologna e fa tutta la Germania cattolica e protestante, cioè tutta la vecchia Santa Germania come impero capitalista. Allora, sotto questo senso, secondo me, ci sarà sempre quarta, e nel gioco, perché l'Europa sarà sempre quella cosa che tutti cercano a dominare, perché chi dominerà l'Europa può essere l'egemone del decennio che è prossimo. E questa è una cosa che non si risolverà questo decennio qua, perché praticamente sarà la quarta, fino che arriviamo all'integrazione della quarta rivoluzione industriale, lì si vedrà chi sarà per primo, chi avrà il primario, chi sarà il nuovo vincitore. Giancarlo, grazie. Conducici. No, sei molto più bravo tu, mi pare. No, assolutamente no. A chi tocca? Io ho perso il filo. Guarda, io penso che possiamo leggere questa cosa che ci è arrivata e poi ci eravamo detti 2 minuti per uno con te ultimo per accomiatarci. Certo. Io leggo Maria Cristina Bernardini, che ringrazia Andrea Ventura. Ancora una volta hai dato parola a quello che confusamente mi girava in testa. Draghi serve perché tutto resti nei paletti dell'europeismo e del sistema capitalistico. Al momento non mi pare ci sia via di uscita. Sì, poi se posso interromperti un attimo, perché credo che sia abbastanza importante, un altro scrive un post in cui dice: il problema sono i soldi. E io vorrei che noi riuscissimo a dire qualcosa anche su questo, che i soldi forse ci sono. Assolutamente sì, io mi gioco i 2 minuti facendo pubblicità sostanzialmente alle proposte che Transform nel suo piccolo, insieme a molti altri naturalmente, ha provato a fare in questo periodo. Il primo, proprio perché la pandemia fa da spartiacque, come la descriveva anche Lefteris, è la questione dei brevetti. Noi stiamo partecipando a questa iniziativa dei cittadini europei per togliere i brevetti, o almeno per sospenderli. Peraltro sarà il punto centrale, Lefteris, del G20 che si tiene in Italia e su cui stiamo cercando di costruire anche un comitato italiano internazionale. Vorrei già da ora coinvolgervi, insomma, attraverso le nostre strutture, il GUE e il Partito della Sinistra Europea. Poi abbiamo delle proposte che sono state avanzate anche in serie di Transform, insomma, ad esempio una nostra compagna Paola Boffo che propone che sia, a proposito di soldi, visto che i soldi si stampano abbastanza facilmente e vanno resi pubblici da questo punto di vista, che sia la Banca Centrale Europea a pagare direttamente il reddito di cittadinanza, a fare una sorta di helicopter, social helicopter. Può sembrare fantasioso, ma io penso che assolutamente non sia così e sia un modo per ripubblicizzare la moneta, anche rispetto alle cose che diceva Lefteris prima, che mi sembrano assolutamente giustissime. Poi noi abbiamo provato ad avanzare una proposta di nuovo pubblico, cioè spostare dal privato al pubblico sui settori strategici. Abbiamo ritrovato una vecchia cosa di Federico Caffè, pensa Lefteris, nel 1977 il maestro di Draghi criticava il PC perché diceva: ma perché non ha più coraggio ad insistere sul pubblico
e perché non fare la nazionalizzazione dell'industria farmaceutica. Ecco, noi pensiamo che per esempio l'industria farmaceutica pubblica europea in questo momento sarebbe quanto mai necessaria rispetto alla pandemia, e anche la digitalizzazione, per le cose che tu dicevi, credo che non possa vedere l'Europa fuori dalla partecipazione, ad esempio con un soggetto pubblico che garantisca anche la questione degli accessi ai dati. Come sappiamo, fa parte anche di accordi particolari. Ho visto che anche sulla questione dell'accesso ai vaccini con Israele sia stato un qualche utilizzo di questa cosa, dei dati. Quindi mi sono giocato i miei due minuti per dire che appunto abbiamo delle proposte che chiedono un blocco sociale diverso. Purtroppo in Italia si va verso una saldatura tra il Partito Democratico e la Lega. Io la vivo così. Temo che questo sarà il carattere che terrà basso lo spread e però male le condizioni sociali. Finiti i miei due minuti, Franco, credo, e poi Andrea e poi ci chiude Giancarlo. Sì, io non aggiungo tanto perché poi insomma i temi che sono già venuti fuori sono molto molto interessanti, ovviamente tutti un po' richiederebbero un approfondimento. L'unica cosa che voglio segnalare è, partendo anche da quello che diceva adesso Roberto, che ha messo in fila una serie di ipotesi alternative, è che se alla fine si vuole costruire una strada diversa da quella che gestisce Draghi dentro un processo di ristrutturazione capitalistica, è chiaro che ci vuole e deve essere chiara, deve essere comprensibile a livello di massa e non di esperti, un'altra proposta che risponda non tanto e solo a quello che pensiamo noi in questo momento, ma risponda alle contraddizioni e al disagio o alle domande che le persone si fanno, insomma, e le questioni tecnologiche, che impatto avranno, che ruolo deve avere l'Europa, come stiamo dentro, che rapporto dobbiamo avere noi con la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, piuttosto che con tutto il resto del mondo. Ecco, credo, ovviamente non è che diamo la risposta qui, però ci servono di più gli strumenti e mettere in fila le idee che sono, ci sono un po' sparse, per dire c'è un'altra strada ed è un'altra strada migliore e praticabile. Credo che questo dovrebbe essere un po' l'impegno di tanti a livello europeo, non solo diciamo dei singoli paesi. Fine. Andrea. Devi accendere, sì, Andrea. Sì, sì, ok, scusate. No, rispetto a quest'ultima cosa, mi verrebbe da dire che diciamo quello che manca come denominatore comune è una prospettiva di superamento del capitalismo. Adesso la sparo grossa, diciamo. Però cioè, ricordiamoci che quello che viene adesso proposto è una ristrutturazione capitalistica basata su quello che diceva Lefteris in precedenza, cioè sulla centralità delle tecnologie dell'informazione, di questo nuovo capitalismo che è il capitalismo della sorveglianza. Quindi noi abbiamo da un lato un capitalismo vecchio in crisi che non riesce più a, come dire, a macinare profitti, probabilmente anche perché quella fase di sviluppo del capitalismo basato sull'automobile, sul consumo di beni materiali, sui consumi di beni di massa, eccetera, in qualche modo ha esaurito la sua funzione storica e nello stesso tempo incontra dei limiti ambientali. E dall'altro questo nuovo capitalismo, che è il capitalismo della sorveglianza, che si basa su un principio completamente diverso. Tra l'altro mi viene da pensare su questa idea di Draghi di sostenere le imprese che fanno profitti e non quelle che non li fanno. Ecco, ricordiamoci che il sistema di consegna a domicilio di Amazon lavora in perdita e se riesce a funzionare è perché ha accesso all'enorme liquidità di Amazon anche tramite le politiche espansive della banca centrale. Così una società come Netflix è sempre stata in perdita, adesso inizia a fare profitti perché c'è stata la pandemia. Quindi questa pandemia sta dando l'opportunità a tutta una serie di attività che scommettevano non sulla crescita ma sul controllo della società di diventare le società, il settore economico del futuro. E noi dobbiamo recuperare un'idea di critica al sistema capitalistico. Ricordiamoci che adesso non voglio fare discorsi troppo storicamente troppo vasti, ma una persona come Voltaire nel Settecento aveva un tenore di vita che è inferiore come quantità di beni che vengono consumati a quella dell'ultimo rider di oggi. Perché? Perché l'ultimo rider di oggi, che vive nella precarietà più totale, ha a disposizione una serie
di beni di consumo, che sono telefonini, un cellulare, un motorino, una bicicletta, qualunque cosa che è superiore a quella a cui disponeva Voltaire in precedenza, però chiaramente è sempre all'affanno e sempre a cercare di risolvere la sua situazione materiale. Come se il capitalismo, posso fare un paragone un po' azzardato, ci avesse reso tutti dei criceti che corriamo dentro una ruota per inseguire un benessere, e questo inseguimento del benessere facciamo profitti, ma la grande maggioranza della popolazione continua a vivere in una condizione di insicurezza e di incertezza materiale, con un tenore di vita, nonostante abbia disponibilità di beni, con un tenore di vita sempre sull'orlo della povertà e della precarietà. O noi rompiamo e ci rendiamo conto che dobbiamo distruggere questa gabbia dei criceti, per fare un paragone un po' azzardato, ma è quello all'interno del quale il sistema capitalistico ci costringe, oppure continuiamo ad alimentare un sistema che di fatto poi non funziona neanche più, perché non sta più neanche funzionando per il benessere delle persone. Sta distruggendo il pianeta per non garantire sicurezza e stabilità alla massa della popolazione, perché c'è stato un regresso sociale. Quindi o noi affrontiamo questo, Marx probabilmente aveva visto le contraddizioni del capitalismo, ma non la capacità di egemonia culturale che aveva questo meccanismo sulla testa e sulla mente delle persone. Quindi o noi impostiamo una battaglia culturale sul modello di vita e sul tipo di società che vogliamo costruire, e da questo svolgiamo una critica del capitalismo, oppure ci dobbiamo basare sul fatto di appoggiare più o meno quella o quell'altra parte per rimettere in moto questa ruota che, a mio avviso, difficilmente potrà generare benessere per tutti, anzi non lo sta generando e non lo ha generato negli ultimi decenni, e difficilmente potrà generarlo dopo che ci abbiamo avuto anche questa pandemia. Grazie Andrea. Ricordo che Andrea scrive queste cose su Left, e anche io scrivo là, che è uno dei luoghi dove appunto questo tentativo di produrre idee diverse ci sono. Paola Boffo ci ha scritto ringraziando di aver ricordato la sua idea. Mi sono dimenticato l'idea di Riccardo Rifici, che fa parte della nostra redazione, per una sorta di IRI, di ente di ricostruzione industriale, anche di fronte al ghost di cui si è parlato. Lascerei adesso la parola a Lefteris e poi Giancarlo ci ha commiata con quello che vuole. Io vorrei chiudere con darvi due o tre informazioni in quanto riguarda la situazione in Grecia di questo governo fra neoliberismo e neofascismo, cioè una specie di alt-right greca, e il governo Mitsotakis. La situazione in Grecia sta peggiorando da mese al mese. Praticamente chiudiamo il 2020 con 12%, anche di più, di recessione. Una deflazione del 2,4%. Siamo con una disoccupazione ufficiale del 18%. Aspettiamo per il primo trimestre una recessione del 10% per il primo semestre. Da domani siamo a lockdown totale. Qui questi delinquenti neoliberisti, vi dico solo una cosa, che la Grecia con le Filippine sono gli unici paesi del mondo che quest'anno della pandemia hanno diminuito il settore di sanità e hanno aumentato il settore della polizia, con numeri assoluti. Questo significa tanto. Non hanno fatto un bel niente. Abbiamo gli ultimi tre mesi 5.500 di morti, in una società di 10 milioni che con il primo lockdown non aveva neanche 300 morti. Perché adesso si vede tutta la politica. Non hanno finanziato, non hanno preso nuovi dottori, niente. Fanno solo gestione populista, tipo alt-right, tipo trumpista. Cioè, Mitsotakis due giorni fa è andato a fare weekend all'isola di Icaria, vicino a Samos, vicino a Turchia,
con 30 persone, è andato a mangiare qui fuori, cioè qui e nello stesso momento il 70% del popolo greco si trova a livello di sopravvivenza o al di sotto. Non ha dato tanti soldi, non più di 3 miliardi praticamente in tutti i settori della società. La più grande percentuale l'hanno preso le grandi imprese, fino alla società, la Aegean Airlines, che la conoscete. Però la società vola, però non si sa come si esprimerà tutto questo. Si vede che abbiamo un ministero dell'interno che è un fascista noto, Vorivis, che era amico di Le Pen, amico di Salvini, amico di Altright. Lui è ministro dell'interno. Abbiamo Ministero dell'Educazione, la signora Kerameos, che considera che la storia nel ginnasio e nel liceo la devono fare non come la storia, ma come per l'interesse del nazionalismo greco. Cose che stiamo vedendo, cose che non dagli anni 50. E dall'altro lato c'è un neoliberismo cinico. Non si sa dove sono andati tutti i soldi che abbiamo lasciato allo Stato greco. Abbiamo lasciato 37 miliardi uscendo dal governo. Chiediamo dove sono andati i soldi, non si sa nessuno. Non risponde nessuno, c'hanno il 95% dei mass media. Investono su YouTube, investono su tutti i social. Una dominanza peggio di quella di Orban. Praticamente siamo in una situazione più di Orban che di questo che si dice democrazia occidentale. Abbiamo anche i nostri problemi con la Turchia di Erdogan. Erdogan è un egemone della periferia, vuole dimostrare la sua forza e trova delle vittime. Mitsotakis è uno di quelli che tanto ha gli stessi interessi con Erdogan, con il capitale tedesco e come si esprime da Merkel. Allora anche lì non è che troviamo qualche soluzione, direi giusta, fair, in questo senso. Dall'altro lato mettono la polizia dentro l'università, non guardie, polizia, cioè stato di dittatura. Questo, questo lo giustificano perché tutte le organizzazioni di sinistra, che ne so, dipingono i muri così siamo dei delinquenti. Siamo arrivati lì, fra il primo Berlusconi, come diceva Berlusconi dopo la fine della prima democrazia italiana, praticamente, che vengono i comunisti a mangiare i bambini. Siamo, Mitsotakis dice le stesse cose. Talvolta la storia purtroppo non va, la storia non va lineare, talvolta fa dei giri e torna proprio nel Medioevo. Siamo lì. Allora, con questa cosa un po' difficile che ha detto Lefteris, che però credo che conosciamo tutti, non ci sorprende purtroppo. Il nostro sguardo è sempre rivolto anche ai compagni greci, ai compagni degli altri paesi europei. Con questo intervento così, così importante, io concluderei l'incontro di oggi, ringraziando tutti i partecipanti che hanno dato un contributo, mi sembra molto importante. A me hanno fatto comprendere che quella luce divina che produce questi miracoli di conversione, in realtà è una forza organizzata, pericolosissima, che ci sta preparando un futuro difficile. Come Transform Italia devo invitarvi, tutti presenti, ma anche le persone che hanno risposto su Facebook, che sono state numerose, e che vanno ringraziate moltissimo, a
come dire, continuare a contribuire a questa, a queste riflessioni e alla diffusione di questi punti di vista. Perché è vero, anche in Italia c'è una, come dire, una prepotenza dei media mainstream che tendono a dare un'immagine falsa della realtà. Dunque, questi occhiali dei Brothers, dei Blues Brothers, hanno funzionato. Io vi invito a visitare il sito che è transform-alto-italia.it e se desiderate a iscrivervi anche alla nostra newsletter settimanale, da cui ci si può cancellare molto rapidamente se diventasse troppo invasiva. Ancora grazie e a presto. Buonasera a tutti. Ciao Lefteris. Grazie a tutti. Ciao Lefteris, ciao a tutti, grazie, ciao Franco. Grazie per il discorso. Ciao a tutti. Proprio... Ciao. Ciao.